sto leggendo questo bellissimo libro che spiega come migliorare i propri comportamenti atletici, ma ho visto nei giorni scorsi Cristina Guzzi, la nostra fisioterapista, che mi ha spiegato che comunque molti podisti amatori hanno problemi di hamstring, che sono fondamentalmente dei tendini, tra cui bicipiti femorali. Sentiamo come, nel caso in cui avesse dei problemi per questi tendini, affrontare i problemi stessi con degli esercizi specifici. Poi nella parte finale del video vi raccontiamo invece cosa fare nel caso in cui questo problema diventasse cronico e in effetti come affrontarlo al meglio, problema che si è verificato anche con Cristina. Se potete, leggete questo libro perché vi porterà ad un altro livello, ma fatelo solamente se vi farà piacere. Io nel frattempo vado a bermi un coffee, voi stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ciao Massi, grazie per essere qui quest'oggi. Vi parlerò di una patologia molto frequente fra i runners, della tendinopatia prossimale dei muscoli posteriori della coscia. I muscoli posteriori della coscia, detti anche ischiocrurali o in termini più attuali hamstring, sono fondamentalmente tre muscoli: il bicipite femorale, il semitendinoso e il semimembranoso. Originano dalla tuberosità ischiatica, che è un osso nella parte posteriore del bacino, e si inseriscono posteriormente al ginocchio. Ora vi proporrò una serie di esercizi. Questi esercizi possono essere fatti in maniera autonoma a casa. Per comodità li ho differenziati, ci saranno degli esercizi fatti con la Fitball, esercizi fatti con gli elastici ed esercizi invece da effettuarsi a corpo libero. Ultimo elemento che ho introdotto e che consiglio è l'utilizzo del foam roller. Rilasciamento miofasciale con foam roller. Utilizzando il foam roller avremo un rilasciamento miofasciale in autonomia che servirà a ridurre la pressione sulla fascia fibrosa del tessuto connettivo. Sfruttando il nostro peso corporeo, posizioniamo il foam roller sulla parte posteriore della coscia e rulliamoci sopra per fare pressione su muscoli e fascia. Può essere utilizzata anche una pallina d'ora. Non utilizziamo il foam roller su cuti con abrasione o ustioni o in fase infiammatoria acuta. Esercizi con la palla. Crunch inverso con la palla. Sdraiati sulla colonna, braccia aderenti al corpo e talloni sulla palla. Con movimenti controllati e l'aiuto delle gambe, avvicina la palla ai fianchi. Si consigliano 3 serie, ciascuna da 8 ripetizioni e con un recupero di 2 minuti fra le serie. Sollevamento del bacino sulla palla. Siediti a terra e appoggia la parte superiore della colonna sulla palla. Piedi ben appoggiati a terra, braccia ben distese, alza i fianchi il più possibile davanti a te fino a creare una linea orizzontale con ginocchio e spalle. Consigliate 3 serie, ciascuna da 6 ripetizioni, con 2 minuti di recupero tra le serie. Esercizi a corpo libero. Ponte per gli ischiocrurali. Questo esercizio è una variante del classico ponte per i glutei, in quanto i talloni sono più lontani e soprattutto i piedi in appoggio a martello. Supini. Braccia lungo il corpo, gambe flesse. Spingi con talloni a terra, solleva i glutei fino alla completa estensione dell'anca. Può essere effettuato con un peso da porre sull'addome, così da aggiungere una maggiore resistenza. Consigliate 3 serie da 20 ripetizioni con un recupero di 2 minuti. Durante le ripetizioni il bacino non si deve appoggiare. Ponte su una gamba sola, supino, braccia lungo i fianchi, una gamba piegata. L'altra gamba si alzerà fino a quando sarà parallela all'altra coscia. Alza il bacino creando una linea che parte dalle spalle e arriva al tallone della gamba estesa. Consigliate 2 serie per gamba da 10 ripetizioni con recupero di 1 minuto. Ponte a gambe estese. In questo esercizio avremo le gambe estese e i talloni appoggiati ad un supporto come una panca, una sedia, un divano e dovremmo sollevare il bacino
tenendo le ginocchia estese. Mantenendo la colonna dritta, contrarre i glutei e mantenere la posizione finale per qualche secondo. Per aumentare il lavoro sul bicipite femorale, consiglio di portare i piedi verso l'esterno e ruotare esternamente le gambe. Previste 10 ripetizioni, 2 serie e recupero 1 minuto tra le serie. Ponte a gambe estese su una gamba. Come l'esercizio precedente, ma con una gamba sollevata a ginocchio flesso. L'esercizio deve essere preciso in quanto è impegnativo, perciò consiglio di farlo nel momento in cui già si padroneggia con l'esercizio precedente. Si consigliano 2 serie da 10 ripetizioni e recupero di 1 minuto. Piegamento delle ginocchia su uno straccio. Prendi uno straccio o un asciugamano per scivolare meglio sul pavimento. Supino, mani appoggiate a terra. Piega le ginocchia e appoggia entrambi i talloni allo straccio. Avvicina i talloni al corpo e solleva il bacino. Da questa posizione iniziale e mantenendo il bacino sollevato, allontana i talloni fino ad un punto limite. Mantieni la posizione per un paio di secondi e ritorna alla posizione iniziale. Ripeti per 12 volte consecutive. Esercizi con gli elastici. In questo caso potranno essere utilizzati elastici sia corti che il classico TheraBand. Piegamento del ginocchio da prono. Prono, elastico meglio quello corto attorno ad entrambe le gambe, circa 20 cm al di sopra della caviglia. Mani appoggiate a terra all'altezza del petto. Piega il ginocchio di una gamba avvicinando il tallone al gluteo, mantenendo l'altra gamba estesa appoggiata a terra. L'esercizio verrà eseguito alternativamente con entrambe le gambe. Consigliate 2 serie da 10 ripetizioni con 1 minuto di recupero per gamba. Flesso estensione da supini. Avvolgi un elastico doppio intorno al piede. Sdraiati mantenendo la gamba senza elastico ben tesa, meglio se appoggiata ad una parete o un divano. Piega ed estendi la gamba tenendo l'elastico con entrambe le mani e aumentando progressivamente la resistenza. Consigliato 5 ripetizioni per 3 serie con 2 minuti di recupero. La tendinopatia prossimale degli hamstring è una patologia degenerativa che è data da sovraccarico meccanico del tendine di questi muscoli. Si riscontra soprattutto tra i podisti amatoriali che fanno distanze medio-lunghe e soprattutto negli amanti del trail. La fascia più colpita è compresa tra i 29 e i 40 anni. Un carico eccessivo sul tendine talvolta può essere poco percepito. È sufficiente fare una corsa sensibilmente più lunga, aumentare il ritmo e la velocità o semplicemente fare qualche salita in più e questi tendini si infiammano. Di conseguenza avremo un sovraccarico che porterà innanzitutto dolore e limitazione funzionale. Purtroppo il tendine non è sempre in grado di supportare il carico che viene richiesto. Nello specifico, la tendinopatia prossimale degli hamstring è una tendinopatia da compressione. Il tendine, soprattutto le fibre più profonde, vengono compresse a livello della tuberosità ischiatica, quindi procurando dolore e tensione in tutta quest'area che corrisponde all'incirca alla piega glutea. Il dolore può essere associato a questa sensazione di rigidità nella parte posteriore della coscia, viene accentuato nel momento in cui stiamo seduti, soprattutto su superfici rigide. Diversamente, il dolore si attenua o addirittura non è presente quando stiamo in piedi oppure quando camminiamo, ad eccezione del cammino in salita. In casi avanzati, la tendinopatia dei muscoli posteriori della coscia può dare dei sintomi particolari,
quali la compressione sul nervo sciatico con conseguenze che possono andare dal dolore riferito nella regione glutea a debolezza che può arrivare fino al piede. Proprio per questo motivo è importante fare una diagnosi accurata, in quanto spesso questa patologia viene confusa, per esempio, con la sindrome del piriforme, in quanto i segni clinici di compressione sul nervo sciatico sono più o meno gli stessi, così come quelli di una lombosciatalgia, soprattutto in fase acuta. All'esame clinico si potrà notare una debolezza dei muscoli posteriori della gamba, oltre a dolore, una parte particolarmente dura che corrisponde alla parte fibrotica del tendine a livello prossimale. Dal punto di vista strumentale, ecografia e risonanza magnetica risultano gli strumenti più appropriati per fare una diagnosi, come ad esempio riuscire a considerare se c'è una riduzione dello spazio tra la parte ischiatica e il tendine e quindi evidenziare un'eventuale compressione sullo stesso. Per questa patologia il trattamento è puramente conservativo. All'inizio bisognerà fare attenzione e ridurre lo stress sul tendine, quindi ridurre i carichi di lavoro sullo stesso, effettuando per esempio un rinforzo muscolare piuttosto leggero, a bassa intensità, introducendo esercizi isometrici per la muscolatura posteriore degli hamstring e evitare situazioni che possano generare ulteriore dolore. In questa fase, inoltre, io consiglio di evitare gli esercizi di stretching che potrebbero ulteriormente creare un'infiammazione in una situazione in cui già lo stato infiammatorio è presente. Superata la fase acuta, verranno introdotti in maniera graduale e progressiva esercizi di rinforzo muscolare, quindi non solo isometrica. Purtroppo la terapia manuale da sola non è in grado di risolvere questo problema, perché può eliminare e ridurre il dolore, ma non può andare ad allenare il tendine a supportare il carico. È proprio per questo motivo che è fondamentale integrare il lavoro del fisioterapista con esercizi che possiamo eseguire anche autonomamente a casa in maniera continua per poter ritornare a sopportare anche sollecitazioni importanti sui muscoli stessi. Per quel che riguarda cure farmacologiche con FANS, non risultano essere efficaci per questo tipo di patologia. Può essere utile invece infiltrazioni ecoguidate, soprattutto se c'è una sofferenza a livello del nervo sciatico, quindi a livello del gluteo, e solo nei casi più gravi possiamo arrivare alla decompressione endoscopica. È importante reintrodurre in maniera progressiva un carico di lavoro e di rinforzo per fare in modo che il tendine si possa riabituare al carico stesso. È necessario che l'esercizio venga fatto in maniera progressiva e graduale e nel momento in cui si sente dolore bisogna fermarsi. Sono contenta di aver fatto questo video, perché questo problema è un problema che io ho attualmente e che sto cercando di risolvere. Consiglio a tutti voi di fare esercizio e soprattutto di fare diagnosi accurata. Grazie a tutti per l'attenzione e alla prossima.